anche Lucian Di Gigliano entra nella grande famiglia di Contatto Television, oggi insieme per incontrare gli artisti di Comicamente, perciò comodi in poltrona e occhi alle immagini. Finalmente in compagnia di Michele e Benedetta. Ciao ragazzi, come state? Finalmente, perché l'abbiamo aspettato. Ci siamo, Benedetta. Ci siamo, siamo qua. Abbiamo concluso questa serata qui. Un grande spettacolo qui all'Ocean di Giuliano. Loro sono tutti comici di Comicamente. Michele, parliamo appunto di questo spettacolo. Comicamente è nato come un laboratorio di comicità al Teatro Diana 3 anni fa e ad oggi, insomma, abbiamo portato Comicamente in televisione. È diventata una piccola trasmissione che va in onda su un canale regionale campano. Siamo contenti perché adesso stiamo cominciando la nostra tournée, quindi abbiamo cominciato in alcuni centri commerciali, poi faremo delle piazze, dei teatri, quindi un'evoluzione continua. Com'è nata questa idea? È nata dall'idea di dare spazio ai giovani, insomma. Io ho frequentato dei laboratori quando ero più giovane, poi insomma è fondamentale che sperimenti dei pezzi, vai là, ti diverti, ti provi col pubblico e quindi hai anche la sensazione se un pezzo funziona o meno, e quindi questo abbiamo fatto insieme a loro e dopo 3 anni siamo qua. C'è ancora la possibilità per i nuovi che vogliono iniziare questa esperienza? Assolutamente, noi da settembre ricominciamo Comicamente al Teatro Diana. Pensa, Benedetta, insomma, vedi, non era nessuno, ha fatto semplicemente un posto al suo, ha fatto Ballando con le Stelle, ma non aveva questo successo. Oggi, grazie a noi, Benedetta è una ragazza che può dire sì, io ce l'ho fatta, sono una ragazza libera, è con noi, quindi... Posso dire sì, soprattutto ho terminato e ho concluso con la mia terapia dallo psicologo, perché... Sta benissimo. Ciao, sono Benedetta e adesso rido sempre. Bene, veramente no. Sembra una terapia di gruppo. Sì, di gruppo la pensiamo, guarda qua, veramente proprio un gruppo di persone veramente da ricoverare, comici da legare. Diamo tutte le info per seguirti appunto con Comicamente. Allora, su Facebook abbiamo la nostra pagina Comicamente. Ma perché ridi? Basta? Perché volevo dare il numero di Michele Caputo, 88. Sì, se vi serve per essere internati, venite dalla nostra clinica, state là, vi ricoverate un paio di giorni. Potreste diventare anche voi come Benedetta. No! Normale, mo pensate, adesso ride sempre. Ride sempre, veramente, che peccato, è una bella persona, bella, se ne vanno sempre i migliori, ricordiamola così. Dai, diamo tutte le info. Allora, quindi le info, dicevo, il sito è www.comicamente, la pagina è Comicamente, invece il canale YouTube è Comicamente. Penso abbiamo fatto questa cosa per diversificare. Bella idea, di chi è stata la tua idea? Sai, io tengo queste idee, hai capito? Bravo. Ma insegni anche questo. Allora, che vogliamo dire qua? E che dobbiamo dire più? Seguiteci, veramente, seguiteci. E assecondateci soprattutto. Vedi, anche lei è stata contagiata dalla risata ormai. Se potete fare anche delle donazioni, perché veramente tenia tutti questi malati, no? Veramente, c'è, cioè, Ciro, Stefano, Jenny pure, guarda, vi vietato fumare, Ciro Raimo. La cosa bella è che dietro la telecamera c'è tanta gente. Stiamo rifacendo lo spettacolo nello spettacolo. Eravamo andati via. È finito lo spettacolo, è un'intervista. Cioè, non volevo dire al pubblico perché giusto. Ma loro piace, dai, va bene. Ma a te la parola contatto cosa fa venire in mente? Mi fa venire in mente una notte che ho passato con Benedetta Valanzani. Ed è stata una notte particolare perché io ero positivo, lei era negativa e mi ha fatto una bella scintilla, veramente. No, lì apposta. Infatti, mi sono contatto con Michele. A te cosa fa venire in mente? Contatto?
Non mi fate queste domande che io cado subito nella battutina anche un po' a doppio senso. No, scherzo, no, contatto, il contatto con il pubblico, questo veramente, guardate che faccia seria, il contatto con il pubblico. È una fantasia questa ragazza. Un contatto col pubblico, ma veramente, cioè, siamo all'avanguardia. Grazie a Comicamente. Che peccato, tutto a Comicamente, cioè, no, altre parti, non lo, cioè, se vedete altre trasmissioni, non lo trovate, da noi invece proprio, la gente non sta buona. Michele, però, prima di concludere dobbiamo ringraziare la X1 Eventi che vi ha portato qui oggi. Voglio ringraziare Biagio Ronza che ci ha dato la possibilità di portarci qua, che adesso poi ci porta anche a casa, perché tenne proprio un'ambulanza che ci viene a pigliare, ci viene a portare, perché con le sirene spiegate veramente, che non è facile prendere tutti quanti insieme noi, veramente è una cosa molto difficile. Grazie Biagio, devi stare bene per 100 anni più IVA, in modo, voglio dire, in modo che... Bene, perché l'IVA sta aumentando. Quindi... scarichi sempre 100 anni su, che no, questa è una cosa importante. Perfetto, allora il nostro saluto voi lo conoscete e scommetto che tutti i giorni voi vi salutate così, vai vai vai, tutti vicini. Ciao, contatto! Ciao, sono Ciro e vi aspetto a Comicamente. Ciao contatto, sono Jenny e vi aspetto a Comicamente. Bello Comicamente, è bello Comicamente, è bello. Ciao, sono Stefano Russo e vi aspetto a Comicamente. Ciao amici di contatto. Allora lo devi dire tu. Io? No, devi dire no, tu. Aspetta. Cioè, la, amici di contatto. No, aspetta, fermi, fermo io. Ok, vai. Io ho Vincenzo. Io sono Peo. Io sono Antonio. E vi salutiamo. Vi aspettiamo, vi salutiamo a Comicamente. E poi contatto. E poi contatto. Questa è buona, adesso la giriamo? Ma già sta. Eh certo, ma mi sembra è questa. Sì, a questo. Comica- vi aspettiamo. Vi aspettiamo, Comicamente. Comicamente. Ciao. Venite però. Cioè, venite, contatto. Ciao, contatto Television. Evitato fumare, vi aspettiamo Comicamente. Contattateci, contattateci. Cliccateci. Una donazione, con schiaffi, contattateci, contatto, contatto. Ciao, ciao, contatto. Evitato fumare, ciao contatto. Bene Michele, io ti becco un attimo da solo perché a me la cosa stava preoccupando, ma loro veramente sono così. Quello la gente pensa, dice, no, ma quello poi è gag, nella vita è il comico, chi se veramente sono così, cioè tutti i giorni, 24 su 24, è una cosa, guardi, io lo dico, se li incontrate per strada, non gli date confidenza perché lo fanno battuto, fanno ridere, e ridere non è una cosa, uno deve stare triste, ma che resti risate, ma la, qua la vita... Ma come è triste, è Michele? La vita è drammatica, magari ci mettiamo a prendere le cose a ridere, io a me menaglia, non lo so, pure. Lasciamo verde, guarda. Comicamente, però bisogna ridere. Comicamente. O no, ok, non lo so. Comicamente, ciao, veramente. Contatto. Ciao, contatto, contattiateci. Il nostro appuntamento all'Ocean di Giuliano, dove ringraziamo X1 Eventi per aver portato un'ondata di allegria grazie ai comici di Comicamente. Prima di salutarvi come sempre vi ricordo di visitare il nostro sito www.contattotelevision.it e mi raccomando cliccate mi piace alla nostra pagina Facebook Contatto Television Napoli. Inoltre potete guardare tutti i servizi sui canali 603 e 693 del digitale terrestre. Da Rossella è tutto, vi do appuntamento al prossimo servizio e voi continuate a seguirci, ma soprattutto continuate a restare con noi in contatto.